Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Telegarda. No, vi dico subito che non, non è il telegiornale, questa è la trasmissione, non è mai tardi per imparare il dialetto. Ecco, no? Perché qualcuno incominciava subito a dire ma cos'è successo? No. Semplicemente vi facevo questa introduzione, che è la classica introduzione dei nostri speaker del telegiornale di Telegarda. Eh, perché appunto attraverso le notizie del telegiornale, che ho tratto appunto dal telegiornale e dal TG Telegarda, io cerco di fare la parafrasi appunto di alcune di queste notizie. Ve ne ho già fatta una puntata di questo tipo qualche tempo fa e riproviamo a proporre questo, 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 questa prova appunto, di parafrasi. Allora, innanzitutto partiamo dall'Alto Adige. In Alto Adige è arrivata la prima neve. In Val Venosta i fiocchi sono caduti oltre i 2000 metri. A causa della neve, sono state sospese per il momento le ricerche di un escursionista tedesco disperso in Val Martello. In questo fine settimana è in programma il ritorno dall'alpeggio del bestiame, altrimenti destinato a rimanere bloccato dalla neve. Questa è la notizia in italiano, adesso la ripropongo in dialetto. Su sora Meram è cascata la prima nef sora i 2000 mm. Per la tanta nef cascata, gli ha piantali de cercare quel porom todesque che s'è perso in val martello. Alla fine della settimana, le bestie le torna zo dal mont e docche le stae a far le siore durante l'istà. Se no, che tocca star su mezza al freddo e alla nef per tutto l'inverno. Passiamo alla seconda notizia: visite guidate alla Mostra Civica Segantini di Arco. Il MAG organizza tre visite guidate alla Mostra Civica Segantini di Arco. È prevista anche una visita ad un laboratorio per bambini. Gli appuntamenti sono previsti per il 12 e il 26 settembre e il 10 ottobre 2015, sempre di sabato dalle 15 alle 16. Vediamo adesso il dialetto. Il Museo dell'Alto Garda organizza tre visite guidae alla mostra De Segantini de Arco, It fa anche in giro al laboratorio per putelotti. Te podinar il 12 e il 26 de settembre, ma manca il 10 di de ottobre del 2015, sempre de sabo dalle 3 alle 4 dopo Disnar. Adesso andiamo a torbole per un mercato di qualità. Mercato di qualità a torbole. Domani, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, fra tappa a torbole il mercato di qualità degli ambulanti di forte dei marmi per la prima volta nella provincia di Trento per un evento speciale che in ogni tappa attrae migliaia di visitatori. Tutto il meglio del made in Italy artigianale, dall'abbigliamento alla pelletteria, cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane e raffinata arte fiorentina. Il tutto visibile alla colonia pavese e in piazza Litzmann dalle 8 alle 20. Vediamo la parafrasi dialettale. Domani arriva a Torbole il mercato di robe belle e buone, ambulanti di Forte dei Marmi, grazie a una mamma data dal Comune. Lei la prima volta che i vecchi da noi, arriverà un Sac de zent, così i dis, se potrà veder de tut dai vestiti alle pelle, da robe di lana alle pellicce, dalle stoffe alle robe per la casa, dai biceri e dalle scudele ai prodotti raffinati dell'arte fiorentina. Si potrà vedere tutto alla Colonia Pavese e nella piazza Litzmann dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Cambio della guardia ai carabinieri di Riva del Garda. Dopo sei anni di servizio, il Maggiore Francesco Garzia ha lasciato mercoledì il comando dell'Arma Riva del Garda per passare la compagnia di Gonzaga a Mantova. Il giorno precedente è stato in comune ad Arco per salutare il Sindaco Betta e il Presidente del Consiglio Comunale Ottobre. Per lui, vivi apprezzamenti per il proficuo lavoro svolto e dono di una rappresentazione della città di Arco. Sentiamo in dialetto come diventa questa notizia. Dopo sei anni di lavoro, il maggior Francesco Garzia la lasciò mercoledì passà e il comando dei carabinieri deriva. E Narà da quei de Gonzaga, zo da le bande de Mantova. E il di prima le stanco muma arco a salutare il sindaco Betta e il presidente del consiglio comunale Ottobre. Il la ringrazia per tutto quel che l'ha fatto, tant e bem, e i gadat en disegno de arco. Altra notizia. Tanti anni in ferie al Restel de Fer a Riva del Garda. Per la prima volta sono stati ospiti della locanda Restel de Fer a Riva del Garda nel lontano 1965. Da allora sono sempre tornati lì. Quindi, in questo 2015 è stato festeggiato l'anniversario dei 50 anni che lo stesso sindaco Mosaner ha voluto condividere con i Lombardi, Elisa e Luigi Mazza. La famiglia Meneghelli, proprietaria della storica locanda, non poteva non omaggiare degli ospiti così fedeli. Vediamo la parafrasi. Ieri arrivai a Riva per la prima volta, nel 1965, nella locanda Restel de Fer a Riva. Da quell'AM, è sempre tornai lì fino a Mancoi. Allora, per questi 50 anni, e il sindaco Mosaner la volest essere anche coi siori Elisa e Luigi Mazza che i vei su dalla Lombardia. I Meneghelli, che lei paroni di quella vecchia locanda, non potevano fargli un bel regalo a clienti così ligai a loro. E chiudiamo con le notizie meteo. Eh, non poter mancare le notizie meteo, meteo, che appunto quelle di Matteo Calzà. Domani avremo ancora qualche nube bassa e sole prevalente, mentre domenica si conferma lo mai probabile peggioramento con pioggia dal pomeriggio sera. Lunedì sera è una giornata perturbata di stampo sciroccale, con cielo coperto e pioggia a tratti anche abbondante. Ampie schiarite martedì. E vediamo la parafrasi. Domanga avremo ancora qualche nugola bassa e un po' di sol. Invece i domenica i disse che il temp e se farà più brut, tanche i prevede che versera pioverà. Lunedì, la sera, giornata miga tan bella, con un po' de vent, e il sel bisel, e piosa ogni tant anca massa. Martedì torna pian piano il sol. Bene. Allora, con questa speranza che martedì torni il sole, naturalmente non c'entra, questa è una notizia di qualche tempo fa, anche oggi, vedete, sono arrivato alla fine di questa puntata, con questa, questa prova di telegiornale in dialetto, naturalmente spero che abbiate seguito queste notizie, abbiate cercato di comprendere il significato di questi termini, alcuni facili, alcuni meno facili. Naturalmente vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto come sempre tanti numerosi interessati alla prossima puntata. Ricordando non è mai troppo tardi per riparare il dialetto. Ciao e arrivederci.